Contro un Barletta rivoluzionato solo due giorni fa dal cambio d'allenatore e con un bel gruppo di debuttanti in B, oltre allo stesso allenatore albanese altri cinque giocatori tra cui Borrelli e Soncin, autori di altrettanti gol. Una prestazione che ha rincuorato il presidente del Barletta Franco Di Cosola, più che mai deciso nello smentire tutte le voci di un suo disimpegno dalla società. Dopo essere rimasto solo, ho continuato da solo, sto continuando da solo e senz'altro sono convinto di far meglio dell'anno scorso. I lombardi hanno sofferto più del previsto il pressing del Barletta, che ha giocato a zona senza mai dare tregua. Non a caso la Cremonese è riuscita a trovare il bandolo del gioco soltanto dopo aver subito i gol. Va in rete il Barletta al 14° con Borrelli, che riesce a scavalcare Rampulla in uscita. Il pareggio dei lombardi sul rigore al 22° per atterramento di Lombardo, abile nell'accentuare in caduta un fallo forse esterno all'area. Dal dischetto trasforma Cinello. Nel secondo tempo il Barletta torna in vantaggio all'83° con Soncin, che sfrutta il pasticcio all'insegna del tua mia tra Montorfano e Gualco. E Gualco si fa perdonare pareggiando per i lombardi all'85° con un colpo di testa che batte Barboni. L'allenatore della Cremonese Mazzia brontola con i suoi ragazzi. Questo non va bene, bisogna...